Fabiana Palù, fondatrice di Be Fully You, esperta in ambito human resource, welfare e processi aziendali. Buongiorno Fabiana. Ciao Valerio, ciao Mauro. Ciao Fabiana. Ciao. Chiedo scusa, faccio subito una domanda che mi ha incuriosito quando ho letto il nome dell'azienda e lo riporto proprio a Fabiana. Be Fully You. Ci dici il perché di questo nome? Allora, Be Fully You, tradotto in italiano, vuol dire essere pienamente se stessi. E mi sembrava il nome che rappresentasse di più quello che a me piace fare con le persone e con le aziende, quindi cercare di tirare fuori il massimo del potenziale che c'è dentro le persone e dentro le aziende per trovare la massima espressione di sé. Sembra una descrizione un po' filosofica, ma in realtà quando parliamo di cose concrete come fare impresa, la massima espressione di sé vuol dire riuscire ad avere successo nel business nel quale decidiamo di operare, quindi un po' il senso è questo. Dal tuo punto di vista, nelle relazioni tra i colleghi, cos'è cambiato e che cosa rimarrà dopo questo lockdown? Allora, le relazioni sono cambiate da più punti di vista e penso da un lato all'esperienza forte e diffusa che c'è stata sul piano dello smart working, quindi quello che ha voluto dire per molti colleghi separarsi proprio fisicamente e anche brutalmente direi e continuare a collaborare da lontano. Allora questo da un lato ha portato in molti casi a un miglioramento del modo che le persone avevano di collaborare, perché la distanza in qualche modo ha focalizzato di più sul lavoro, sul contenuto del lavoro. Dall'altro lato ha anche portato a ricalibrare l'importanza di alcuni aspetti relazionali, ma mi è capitato di lavorare con molti smart workers sul piano della formazione e di sentirmi dire non vedo l'ora di rivedere il mio collega proprio quello che mi sta antipatico e non sopporto, quindi in qualche modo anche a rivalutare l'importanza che all'interno del lavoro hanno le relazioni tra le persone anche quando possono essere critiche. Questo ha portato dall'altro lato, da quello se vogliamo più tecnico, anche a eliminare alcune reticenze verso l'utilizzo del mezzo informatico, no? Sia da parte delle persone che lavorano in azienda, ma anche da parte di molti imprenditori che hanno iniziato insomma ad abbandonare qualche reticenza. Dall'altro lato invece le persone che hanno continuato in alcune attività produttive a lavorare dovendo prestare attenzione a distanza e modalità di lavoro, si è generato un po' di, se volete, sospetto fra virgolette, ma sospetto intendo dire di diffidenza reciproca, perché si inizia a vedere l'altro come un potenziale pericolo, e questo è successo molto più frequentemente dove l'azienda e l'imprenditore è stato meno attento e accurato nel garantire alcune condizioni di lavoro. Quindi ho dei casi che mi hanno riportato dove insomma gestione all'acqua di rose ha portato a delle relazioni un po' più tese tra le persone. Ok, cosa intendi tu per gestione all'acqua di rose? È laddove in realtà tutti, diciamo così, le accortezze sul piano della sicurezza e parlo anche delle normative che sono state, come dire, definite, non sono state seguite con rigore ed etica. Ecco, usiamo queste due espressioni. Come fare, no, a coniugare la nostra tendenza come imprenditori al controllo totale con l'autonomia delle persone, no? Soprattutto adesso che ci siamo trovati a lavorare un po' a distanza e che anche prossimamente probabilmente dovremmo continuare a farlo. Quindi questo famoso discorso della delega, ecco, cioè cosa facciamo? Allora, questa è una domanda bellissima, una delle domande più belle che avrebbero potuto farmi. Allora, la verità è che, come dire, non esiste la quantità giusta di delega o di controllo, no? Esiste la qualità che funziona, la quantità, diciamo così, che funziona. Okay. Sì. E quello che funziona per alcune persone non funziona per altre. Quindi sì. La cosa brutta o bella da dire, non lo so, è che le persone non sono tutte uguali e quindi non vanno trattate nello stesso modo, anche dal punto di vista della delega e del controllo. Quindi in qualche modo la delega che funziona è quella
personalizzata, fra virgolette. E poi qui si aprirebbe veramente una parentesi molto, molto ampia, però questo è uno dei temi a cui tengo molto. Ovviamente, come dicevi tu, il tema della delega è correlato con la parola autonomia e anche qui per ragionarci su, cioè siamo abituati a individuare dei collaboratori o delle persone ubbidienti che normalmente sono poco autonome, poi ci sono i disobbedienti e poi c'è la categoria dei disobbedienti intelligenti, che secondo me è una categoria a cui insomma dovremmo prestare un po' d'attenzione, perché spesso e volentieri la escludiamo. Questa è la cosa del disobbediente intelligente, cioè definiscimela bene, perché questa me la segno. Cioè. Il disobbediente intelligente è la persona che rispetta le regole aziendali e quando disobbedisce, disobbedisce perché ha chiaro qual è l'obiettivo dell'azienda e si rende conto che in quel momento, dal suo punto di vista, dalla sua prospettiva, le regole stabilite non vanno proprio nella direzione, diciamo così, dell'obiettivo aziendale, oppure addirittura intravede un'altra via per arrivare all'obiettivo aziendale che però comporta la trasgressione o la modifica di alcune regole esistenti. Quindi questi sono soggetti a cui prestare attenzione in azienda e insomma sui quali durante il nostro allenamento insieme faremo dei ragionamenti interessanti. Ecco, questo mi interessa molto, perché diciamo che io ho un po' di carenze da questo punto di vista, quindi ho parecchio da imparare. Senti, e proprio mi collego a questo che hai appena detto per dire questo, no? C'è una moda, no? Un po' come la parola che Valerio odia giustamente, dopo ce lo confermerà, la parola resilienza, no? Perché la parola resilienza ormai viene abusata, no? E come dice Valerio, si usa sono resiliente quando devo fare un trasloco, no? Cioè, quindi adesso la prossima settimana ci pitturano casa a Ivrea e abbiamo da vivere la resilienza dello stress dell'imbianchino, no? E quindi resilienza è una parola di moda. Un'altra parola molto di moda, una frase molto di moda è le persone sono il nostro asset principale, no? Il nostro patrimonio. Ci si riempie la bocca con questo concetto e quindi questa domanda mi dà poi l'assist per la prossima, in cui faremo venire in video anche Valerio di nuovo. Cioè, quindi le persone in un'azienda sono l'asset principale. Ma cosa dovremmo fare affinché, secondo te, questa utopia si tramuti in realtà, no? Perché asset è una parola molto importante e deve tramutarsi in cose concrete. Certo, sì, in termini molto pratici, occuparsi delle persone vuol dire dedicargli del tempo. Perché se io ho un asset che mi genera molto valore, non posso dedicare il minimo del tempo che ho a disposizione, devo dedicare tempo e devo dedicare del tempo con azioni che siano strategiche e mirate, quindi sicuramente ci vogliono delle tecniche in qualche modo per riuscire a valorizzare il più possibile il comportamento delle persone. Quindi vanno gestite e vanno guidate. Beh, io dico sempre, no? Cioè, ovviamente noi non siamo dei santi francescani, no? E quindi ogni tanto qualche strabordo ci sta, no? Però io una cosa che racconto sempre è, visto che le nostre persone sono comunque persone fondamentali, perché come hai detto giustamente tu, senza le persone posso avere le attrezzature, le macchine migliori, ma poi non produco nulla, e esattamente come noi ci prendiamo cura dei nostri asset, quindi delle nostre attrezzature, bisogna prendersi cura delle persone, no? Cioè, quindi siamo pienamente d'accordo su questo, e quindi sarà una delle cose su cui avremo modo di dibattere molto probabilmente, anzi sicuramente in The Club. Ok? La domanda scomoda è questa, no? Prima faccio l'antefatto: in questi giorni sulla bocca di tutti il licenziamento compassionevole che ha annunciato il CEO di Airbnb, che dal mio punto di vista, io ho fatto un articolo sul mio blog oggi che articola il motivo per cui dico questo, è un'operazione finanziaria dove di etico non c'è nulla, no? Però
leggo, no, questa lettera fantastica entrerà nella storia delle risorse umane perché ci sta insegnando come sbattere fuori il personale senza colpo ferire. Sicuramente il business del turismo è uno dei business che ha subito un colpo mortale. Che sarà mortale per molti in questo momento, e quindi indubbiamente in queste situazioni che riguardano questo tipo di attività, o così come in quelle di altri settori, necessariamente all'imprenditore è richiesto anche di prendere delle posizioni scomode o di fare anche delle scelte scomode. La domanda è: scomode per chi? No? Possono essere scomode per se stesso o possono essere scomode per gli altri o per entrambi in alcuni casi. Allora, io credo che lo strumento del licenziamento sia uno strumento che, ahimè, talvolta va utilizzato in casi estremi come la crisi grossa di un settore, ma anche in casi estremi dal punto di vista della responsabilità individuale del lavoratore, della persona, perché capita anche di dover licenziare per motivi altri rispetto a quelli di cui stiamo parlando. Certo è che il licenziamento etico, insomma, anche a me fa sorridere. Devo dire che mi fa un poco più incazzare, se devo essere sincera, il fatto che qualcuno l'abbia etichettato come tale, quindi ce l'ho un po' con i giornalisti io per questo, perché insomma non è informazione, questa è un'altra cosa. Dopodiché credo anche che insomma, giustificare al mercato una mossa di questo tipo necessariamente richieda al CEO in questione di raccontarla, e quindi insomma che lo faccia bene o male ce la sta comunque raccontando. La cosa che invece per cui condivido l'incazzatura con te è il tema della tempistica, no? Quindi il fatto che questa mossa sia avvenuta così velocemente significa che un tentativo di salvataggio responsabile o di riposizionamento in termini di servizi non è stato fatto. Brava. Ci siamo arresi prima ancora di combattere, insomma, ecco, io e su questo insomma concordo con voi che l'imprenditore c'ha un po' un altro spirito, l'imprenditore, vero? Brava. Prima di arrendersi ci mette un po'. E stiamo raccontando comunque di un colosso che solo poco tempo fa aveva potuto usufruire di un investimento di 2 miliardi di euro, come leggevo nell'articolo di Mauro, quindi non stiamo parlando di una piccola realtà in cui per far sopravvivere magari la maggioranza dei posti di lavoro è costretto a tagliarne alcuni per sopravvivere. Quindi sono assolutamente allineato con il vostro punto di vista. Mi piacerebbe sapere quali saranno i muscoli, quindi, che andremo ad allenare in questo percorso della palestra di The Club ai nostri partecipanti, e cosa ti piacerebbe trasferire a chi sarà con noi. Allora, i muscoli che allenerete con me saranno quelli della leadership. Il tema è quello che riguarda, diciamo così, la scoperta del valore delle persone e le modalità con cui tirare fuori dalle persone il massimo del valore, della generatività che possono portare all'azienda. Quindi lavoreremo su temi che insomma abbiamo appena citato, quindi il tema dell'autonomia, il tema della delega, il tema del trasmettere in maniera chiara una visione, ma anche il tema che riguarda la gestione delle criticità con le persone in azienda, perché lavorare con le persone vuol dire anche affrontare momenti ostici, momenti critici e persone ostiche. Quindi l'idea sarà proprio quella di cercare di comprendere qual è il nostro stile in prima persona come imprenditori o come manager, e poi cercare di capire quali sono le modalità per avere maggior impatto e riuscire a farsi ascoltare e seguire dalle persone che lavorano con noi. Nella parte pratica, che cosa pensi di far fare agli imprenditori che si giocheranno con noi?
Allora, mi piacerà dare uno strumento che aiuti a mettere a fuoco in maniera molto chiara il proprio stile di gestione, perché l'autoconsapevolezza aiuta a essere più efficaci nei confronti degli altri quando parliamo proprio di relazione. E poi lavoreremo anche su alcuni casi pratici e su come poterli gestire al meglio. La cosa che mi piacerebbe fare con le persone che parteciperanno, se sono d'accordo, è lavorare su dei casi che loro porteranno in aula, cioè casi che a loro sono capitati, per cui insomma facciamo degli esempi molto concreti perché possano essere utili a tutti. No, mi fa molto piacere quello che dice Fabiana, perché rientra proprio nella filosofia del The Club, quindi tanta palestra, tanto allenamento su cose pratiche, e a noi questa parola pratico piace tanto, perché l'impresa può esserci tutta la creatività del mondo, tutta la filosofia del mondo, ma è fatta di numeri e di azioni pratiche. Quindi quello che ci stai raccontando si incastra benissimo al percorso che abbiamo studiato. Sì, sì, allora siamo a un mese praticamente dall'inizio del club. Il martedì 16 giugno ci sarà quindi la prima sessione di allenamento, poi martedì 30 giugno la seconda, e poi per il mese di luglio avremo il 14 luglio e il 28 luglio, sempre di martedì. Il programma dei primi due mesi lo rilasciamo la prossima settimana. Ciao ciao. E a tutti, buonasera. Ciao.